Ciao a tutti ragazzi, qui è Simo che vi parla e oggi voglio iniziare il mio let's play di Marineford, ovvero della nuova modalità che è presente in Piston Limited Cruise SP. Ovviamente voglio finirlo questo e non voglio fare come quella stronzata di gameplay, cioè di let's play che feci un po' di tempo fa, quello di Super Mario 3D Land, ma lo voglio finire tutto. Quindi iniziamo dall'inizio. Come sappiamo, questo let's play potrà contenere spoiler e quindi chi vuole guardarselo, parliamo in italiano che è meglio, se lo guardi. Però chi non vuole spoilerarsi la saga, anche se credo che chi compra questo gioco accetta lo spoiler, ovviamente chi non ha visto ancora Marineford, ovviamente. Vabbè, se vuole se lo guardi, se no no. Quindi inizio. Ora all'inizio troveremo il prologo. Qui la statuetta di Ace fatta col culo. Vabbè, però molto bellina. Ace sembra una donna con i cacchi, vabbè. Però il tatuaggio è molto molto bello. Ok, sto zitto. La maestosa Marineford. Ecco, qui iniziamo subito con un menu di selezione delle battaglie, molto molto bello. Personalmente ho già finito tutta la saga e posso dire che non dura molto. Infatti, vabbè, Marineford non è molto lunga come saga, pur non essendoci arrivato, ma lo so. Però posso dire che qui è stata riprodotta molto 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 fedelmente. Iniziamo subito con Barba Bianca, il sommo
Barba Bianca, uno dei miei personaggi preferiti. Con molto carisma entra. Guardate che fierezza. Eccolo, eccolo. Come vedete i comandi sono molto simili al Quiz, anche se ovviamente è stato migliorato un bel po', perché nella Wii non si riusciva nemmeno a colpire la gente con gli attacchi speciali. Mentre qui direi che ci si riesce. Avete visto l'iPad? Ecco. L'avete visto. Muovi il culo. L'iPad è molto utile. Fatti video, li faccio tutto quello. Eccoci. Ora occhi di falco nella merda. Ma non è nella merda. Sono io nella merda. Cazzo, assurdo. Ecco, questa missione, in questo tipo di missioni dobbiamo resistere per 60 secondi. E queste sono molto fallose. E ce ne sono diverse. Però, vabbè, ci superano. Culo. Culo. Ah, un culo. Dai cazzo, corri! Madonna! Oh! Oh, lui è uno dei più belli. Anche se mi sta un po' sul culo, Però... Anche lui non l'ho imparato a pensare. Persino Marco mi sta un po' sul culo.
sarò io lo stronzo. Mori bastardo. Vaffanculo. Tanto tu muori. Infatti è morto. Eccola, ora gli viene un omorroide. Ah già, anche qui la stessa cosa, resisti per 30, per 60 secondi. Madonna che freddo c'è qui. Secondo me non uscì di casa. Sembra il campo di battaglia dove sto giocando, eh. Uguale. Un ghiaccio. Culo, 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 culo. Quanto va lento sto personaggio, madonna. Oh, completa. Andiamo, andiamo alla prossima. Ecco, ora arriva l'altro figo. Che imbecilli. Ivankov è proprio imbecille. Proprio. Ecco, ora ha sbloccato un'altra rotta, perché ci sono diverse rotte. 6. Lo so, ce ne sono solo 6, non sono molte, però è bello vedere comunque si sono impegnati a fare la novità, che effettivamente si sono impegnati. Ingresso di Rubber. Ora vediamo se qualche altra battaglia la si fa, che siamo belli a 15. Forse sì, vabbè, 14. Ma forse non ci sa il limite. Non lo ricordo mio, sono smemorato di buono. Inventivo sempre ogni cosa. Cioè l'ha chiamato Rafi, però sotto nella traduzione c'è scritto Rubber, eh. Notare quanto siamo merdi. Non facciamo schifo. Perché tradurlo in Rubber? Non ha senso, non ha senso. In tutti i giochi lo traducono in Rubber.
Cristo, lascialo.